sono onorata di poter presentare il dottor Corrado Umberti, che molti di voi non ha bisogno di presentazione, ma per quei pochissimi che non lo conoscessero dirò che Corrado è un fisico specializzato in astrofisica, ha fatto anche l'insegnante di fisica e conosciuto anche, è uno, non me ne vogliono gli altri relatori, ma è uno dei più grandi divulgatori italiani che abbiamo in Italia, è vero, se non altro per il suo curriculum e il suo spunto che è veramente imponente, quindi io sono onoratissima di è stato fondatore insieme a Margherita Acque della prima rivista di astronomia italiana che si chiamava L'Astronomia, uscita nel 1979, e direttore per tantissimi anni di questa rivista eccelsa, e io mi ricordo il numero uno di questa rivista perché quando è uscita avevo 14 anni, l'ho portata a casa come un tesoro da custodire, e quindi è ancora così perché questa rivista ha assunto gli onori della cronaca del panorama internazionale, e quindi lui è molto modesto, non lo dice, io però ci tengo perché per noi è un onore, è già stato nostro ospite gli anni scorsi, qualcuno ricorderà la sua conferenza sul bosone di Higgs che ha tenuto in questa sala, e ancora prima presentando il suo libro di cosmologia Capire l'universo, ne ha tenuta una bellissima di cosmologia, e questo suo libro che credo che purtroppo sia diventato introvabile perché ormai è andato a ruba, ve lo consiglio ancora come libro per approfondire sia il testo che divulgativo, è bellissimo, quindi grazie di essere qui con noi e grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima iniziativa, grazie. Vi parlerò di un argomento un po' tecnico e mi devo scusare, io non so perché quando vengo a Genova parlo sempre soltanto di argomenti molto tecnici, anzi non lo so perché sono quelli che piacciono a me. Gli argomenti che sono più difficili da capire sono quelli che ti danno maggiore soddisfazione quando riesci a capirci qualcosa, ecco, sono i più gratificati. Però assolutamente di onde gravitazionali si deve parlare, perché la scoperta delle onde gravitazionali sarà una data assolutamente storica dentro lo sviluppo delle scienze astronomiche, perché con le onde gravitazionali noi apriamo veramente una nuova finestra sul cielo. Voglio dire, una data fondamentale della storia dell'astronomia è quando Galileo punta il telescopio al cielo. È vero che apre una nuova finestra, ma se volete era una finestra che era già socchiusa, perché con l'occhio nudo noi vedevamo le stelle, vedevamo gli oggetti che stavano intorno a noi. Il telescopio è riuscito a potenziare la nostra vista, non era una finestra del tutto nuova. Si può dire che finestre nuove sono state spalancate negli anni 30, quando è iniziata la storia della radioastronomia. In effetti non conoscevamo le emissioni radio da parte dei corpi celesti e lì abbiamo imparato qualche cosa di nuovo. Una finestra nuova è stata l'infrarosso, i raggi X, i raggi gamma che abbiamo aperto, abbiamo spalancato con i satelliti artificiali. Devo dire che in quel caso noi andavamo a studiare fenomeni che comunque si potevano studiare anche in altre frequenze elettromagnetiche, anche in ottico si poteva studiare. Cioè, voglio dire, la galassia Sombrero, ok, la vedo nelle onde radio, però la vedo anche in ottico. Beh, con le onde gravitazionali noi invece veramente spalanchiamo una finestra nuova sul cosmo, perché, come vedrete, riusciamo ad osservare fenomeni, eventi che non si potrebbero assolutamente vedere in nessun altro modo, che sarebbero completamente bui, silenti, in ogni altra frequenza elettromagnetica, come per esempio la fusione di due buchi neri. Quindi è importante, e voi vedrete nei prossimi 10-15 anni il mondo che si riempirà di osservatori di onde gravitazionali, perché sono
troppo importanti i fenomeni che vengono studiati e che non possono essere studiati diversamente. Parto prendendola un po' alla lontana per capire bene cosa sono le onde gravitazionali. Vedete, questa è una rappresentazione del sistema solare. Ritorniamo indietro a Newton. Com'è che funziona il sistema solare? Com'è che i pianeti girano intorno al Sole? Beh, Newton ci dice c'è una forza che agisce tra il Sole e i pianeti. È la forza di gravitazione universale, che è una forza che agisce a distanza, e attraverso questa forza il Sole, con la sua attrazione gravitazionale, costringe i pianeti a ruotare intorno a sé. Bene, Newton, nel momento stesso in cui enuncia questa sua legge, grandiosa perché di colpo ci fa scoprire come funziona il sistema solare. Eravamo stati 2000-2500 anni a cercare di capire perché mai c'erano dei pianeti che si spostavano stranamente sulla volta celeste, in che modo si muovevano. Beh, Newton con una semplice formuletta, 1687, legge di gravitazione universale, spiega tutto. Diventiamo padroni del sistema solare. Ebbene, è lo stesso Newton, lo scopritore della legge, che dice attenzione però, guardate, io vi do questa formula, vi dico che funziona, vi dico che con questa spiegate il mondo dei pianeti, delle comete, di tutto quello che volete, ma da un punto di vista filosofico la mia spiegazione fa pena. Guardate che la dovrete sostituire. Perché io mi rifiuto di pensare che ci sia una forza, cioè qualcosa di immateriale, che si propaga dal Sole ai pianeti passando attraverso il vuoto, passando attraverso il nulla. Con una immagine così abbastanza strana, no? Dice Newton, ma cos'è? Dobbiamo pensare che il Sole con la forza del pensiero muove i pianeti. Allora, dice, lascio lavoro per voi. Lascio un lavoro per le generazioni future. E infatti deve passare qualche secolo fin quando arriva Einstein a modificare completamente la nostra visione della gravitazione universale. Einstein ci dice, guardate, non è vero, non esiste la forza di gravitazione universale. È un'invenzione. Non esiste. In realtà quello che esiste è la struttura spazio-temporale che si piega in presenza di una massa. Allora, questa cosa qui è una cosa che fa inorridire normalmente, più ancora dell'idea di una forza immateriale che si propaga a distanza. Perché che cos'è la struttura spazio-temporale? È il vuoto. Cos'è il vuoto? Uno dice è il nulla. E come fa il nulla ad avere una forma? Come fa a modificarsi? Sembra un'assurdità. Invece è proprio così. Le leggi di Einstein, la rivoluzione che porta nel 1915-1916 con la relatività generale, ci spiega proprio questo, che la struttura spazio-temporale, cioè il vuoto, è una sostanza, ed è una sostanza in qualche modo elastica. Per cui, vedete in questa immagine, quando c'è un corpo celeste dotato di massa, che è collocato dentro il vuoto, dentro la struttura spazio-temporale, ne modifica in qualche modo la geometria localmente. E allora succede questo, succede che per esempio un corpo di passaggio come può essere una cometa, quando passa nei pressi del Sole, trovando questa struttura curva, continua a muoversi, secondo lei, in una linea retta, quelle che si chiamano le geodetiche, però le geodetiche devono seguire la forma dello spazio, la struttura spazio-temporale, e se quella forma localmente curva, ecco che la cometa subirà una variazione di percorso, quello che aveva fatto pensare a Newton, ma è perché c'è una forza che agisce tra il Sole e la cometa, la tira e per questo che si piega. No, dice Einstein, nessuna forza, è soltanto la forma diversa dello spazio, localmente intorno al Sole, perché il Sole è dotato di una grossa massa. Così per una cometa, così per un pianeta. Pianeta che si muove dentro questo cono che il Sole determina intorno a sé, una specie di imbuto. Ecco, il pianeta si muove dentro quell'imbuto ed è obbligato a muoversi su queste circonferenze. Non riesce più ad uscire, non va più in basso, non c'è motivo perché è dotato di una certa velocità. Ecco come si determinano le orbite dei pianeti. Grazie alla deformazione
locale dello spazio. Ora, questa è un'idea che, capite bene, è rivoluzionaria, bisogna provarla. Einstein dice: non c'è bisogno di provarla, sono troppo belle le mie equazioni, non possono che essere vere. Ma era così e aveva ragione. Come si può provare che lo spazio-tempo si curva? Quindi c'è semplice, guardate, prendete una stella, vedete là dove c'è scritto lì, una stella che invia la sua luce, invia i suoi raggi in tutte le direzioni. Beh, considerate un raggio che passa nei pressi del Sole, là dove lo spazio-tempo è curvo, anche quel raggio sarà obbligato a cambiare direzione. Dice, ma come? La luce viaggia soltanto in linea retta, cosa stiamo a raccontare nel vuoto? Cos'è che le fa cambiare direzione? Fa cambiare direzione la forma dello spazio-tempo. Non può uscire fuori dall'universo. Se la forma è quella, la deve seguire lungo una geodetica, ma è una geodetica curva. E allora può capitare, dice Einstein, che una stella posta là dietro, beh, ha un raggio, questo non funziona, ma fa niente, tanto lo vedete, ha un raggio che parte da sopra, poi arriva qui, si curva, noi siamo qui sulla Terra. Noi dalla Terra quella stella non la vedremo perché è coperta dal disco del Sole, ma in realtà la vediamo perché la luce ha fatto questo percorso. E dove la vediamo la stella? La vediamo nella sua posizione vera? No, nella sua posizione apparente, perché se noi qui vediamo un fascio di luce che ci arriva in questa direzione, siamo portati a pensare che la stella si trovi là e invece si trova da dietro. Cioè, il passaggio della luce di una stella nei pressi del Sole ci fa apparentemente capire che le stelle sono spostate. Ancora una volta questa è un'ipotesi, ma viene subito messa alla prova dal famoso esperimento di Eddington nel corso di un'eclisse totale, quella del 1919, dove effettivamente si vede che le stelle che stavano disposte, diciamo, dietro il Sole, nel momento in cui c'è l'eclisse totale, queste stelle apparentemente cambiano posizione. Cioè, mi spiego, se io fotografo la costellazione, adesso non ricordo se era dei Gemelli, sì, mi sembra dei Gemelli, se io fotografo la costellazione dei Gemelli in una serata, in una nottata, vedo le stelle in certe posizioni, se fotografo le stesse stelle e la stessa costellazione nel momento in cui c'è un'eclisse totale di Sole, io vedo che le stelle si sono leggermente spostate dalle loro posizioni. Perché proprio durante un'eclisse? Non è la magia dell'eclisse, è soltanto che sappiamo che lì c'è il Sole, che il Sole piega lo spazio-tempo, ma abbiamo bisogno di spegnere il Sole, perché se il Sole splendesse non riusciremo a vedere le stelle. Ecco perché si è dovuto aspettare questa giornata del 29 maggio 1919 per verificare questo fatto. Il confronto tra la forma della costellazione quando il Sole non c'è, quindi notte tempo, e la forma della costellazione quando il Sole è lì presente, ci dice che effettivamente le stelle hanno apparentemente cambiato la loro posizione, e l'hanno cambiata proprio nella misura prevista dalle equazioni di Einstein. Quindi questa è la prima grossa conferma importante della giustezza della relatività generale. In epoche più recenti abbiamo avuto modo di provare la correttezza della nuova visione einsteiniana in diverse occasioni. In particolare Einstein a un certo punto dice: ma se la luce cambia la sua posizione, cambia la posizione apparente delle sorgenti, se cambia la direzione quando passa nei pressi di una massa, allora non potrebbe capitare che qui c'è una stella, qui c'è un oggetto molto massiccio, la luce parte in tutte le direzioni, ma può capitare che questo raggio arrivi a me piegato, ma anche quest'altro raggio che è passato uno alla sinistra e l'altro alla destra dell'oggetto massiccio, anche lui fa questa curva e arriva a me. Allora può capitare che a me arrivino addirittura due raggi della stessa sorgente, e io in cielo vedo due sorgenti appaiate identiche, ma non sono due sorgenti, è un'unica sorgente. Questo, diceva Einstein, è quello, è l'effetto che noi chiameremo lente gravitazionale, perché è un'aberrazione, come sono le aberrazioni ottiche, ma
prodotta non da una lente fatta di vetro, ma una lente fatta di gravità. Bene, fa questa ipotesi Einstein e immediatamente dopo dice: però guardate, la probabilità che ci sia un allineamento così perfetto tra noi, l'oggetto massiccio interposto e una sorgente lontana, questa probabilità è così bassa che probabilmente non riusciremo mai a vedere un effetto di lente gravitazionale. E qui sbagliava perché nel 1979 si vede questa sorgente, questa qui al centro, la più luminosa, ve la faccio vedere leggermente ingrandita. Vedete che è costituita da due puntini luminosi, uno un po' più luminoso dell'altro. Ebbene, facendo l'analisi spettroscopica di quelle due sorgenti, ne emerge che sono tutte e due dei quasar e hanno esattamente lo stesso spettro. Cioè, o sono quasar gemelli, indistinguibili l'uno dall'altro, con la probabilità veramente bassa, oppure sono lo stesso quasar sdoppiato da una lente gravitazionale. In effetti si fanno sopra delle analisi e poi a un certo punto, con osservazioni molto profonde, si riesce a vedere anche qual è l'oggetto interposto. È una galassia. Il quasar è molto più luminoso della galassia che quasi quasi della cancella del tutto, ma c'è una galassia che con il suo campo di gravità determina l'effetto di lente gravitazionale. 1979 è il primo caso scoperto di lenti gravitazionali. Da allora quello delle lenti gravitazionali è diventato un campo di ricerca fecondissimo per gli astronomi. Abbiamo fatto un sacco di scoperte, ma ormai siamo diventati degli specialisti di lenti gravitazionali. Pensate che noi utilizziamo le lenti gravitazionali per vedere ingranditi oggetti, sorgenti, galassie che stanno proprio ai primordi dell'universo, che noi non riusciremo mai e mai a vedere direttamente con i nostri telescopi se non ci fosse interposta una lente gravitazionale che ci ingrandisce in qualche modo quell'immagine. Noi riusciamo a vederlo come se ci fosse un telescopio naturale fatto non di lenti ma di gravità. Gli studi che stiamo facendo sulle galassie primordiali, cioè galassie che esistevano 500-600 milioni d'anni dopo il Big Bang, li stiamo facendo adesso grazie alle lenti gravitazionali. Fra 2, 3, 4 anni forse riusciremo a farlo con il nuovo telescopio spaziale, che è indirizzato proprio allo studio di quelle galassie primordiali. Ma per il momento li stiamo facendo con i telescopi naturali, che la natura ci mette a disposizione, che sono telescopi gravitazionali. Siamo diventati così bravi che abbiamo previsto che addirittura di immagini potrebbero essercene non due, ma tre, quattro, cinque dello stesso oggetto. Ecco, questo è un caso molto importante. Nel marzo 2015 il telescopio spaziale Hubble scopre quella galassia là. Vedete quei quattro puntini intorno? Quei quattro puntini sono identici fra loro. Sono quattro immagini diverse di una stessa sorgente lontana, di un quasar lontano. Dallo studio della posizione di quei puntini, gli astronomi sono riusciti a capire com'è distribuita la materia dentro quella galassia, cioè qual è la forma che ha assunto lo spazio-tempo per far sì che l'immagine di un'unica galassia venisse moltiplicato per 4. E i calcoli sono diventati così precisi che nel marzo 2015 gli astronomi hanno detto: sapete una cosa? Fra un po' comparirà una quinta immagine di questo quasar. Una quinta immagine, perché la deformazione dello spazio-tempo ci dice che un raggio luminoso dovrebbe aver preso questo tragitto che, essendo un po' più lungo, non ci ha ancora consegnato l'immagine di questa che è una supernova, scoppiata in una lontana galassia, forse attiva, forse un quasar, non si sa bene, ma è una supernova che è scoppiata. Bene, la luce è partita, ma ha trovato un tragitto più lungo da percorrere, per cui non è ancora arrivata a noi, ma prima o poi arriverà un'immagine e quell'immagine sarà collocata in una certa posizione. Viene fatta la previsione nel marzo 2015, guardate un po', la previsione era che comparisse da quelle parti,
e nel dicembre del 2015, pochi mesi dopo, vedete che in effetti la sorgente compare. Guardate com'era quella galassia nell'ottobre, 30 di ottobre del 2015, in quel cerchietto azzurro non compariva niente, l'11 dicembre, eccola là che compare l'immagine, la quinta immagine, si fa l'analisi spettroscopica, è perfetta, identica alle altre quattro. Per dire come ormai manovriamo questa idea dello spazio-tempo che si viene. E siamo arrivati al punto che utilizziamo le lenti gravitazionali per capire la distribuzione di tutta la materia, per esempio dentro una massa di galassie. In questo modo abbiamo conferma del fatto che tutta la materia della massa non è costituita soltanto da materia luminosa, ma per la gran parte si tratta di materia oscura. Quindi grazie alle lenti gravitazionali noi stiamo studiando questa componente misteriosa dell'universo che è la materia oscura. Questo per dire come ormai l'idea fondamentale della struttura spazio-temporale come una sostanza in qualche modo elastica, ecco, come questa idea ormai è maturata e è diventata di senso comune presso gli astrofisici. Dobbiamo prenderne atto, anche se fa un po' pugni contro il buon senso, perché continuare a pensare che il vuoto, e noi quando diciamo vuoto diciamo il nulla, abbia una forma, la ridere, invece no, ha una forma, ha un contenuto energetico, ha tutto quello che la relatività generale prevede. Bene, ora, se lo spazio-tempo è una sostanza, ed è una sostanza elastica, così come se io prendo una corda e la strattono, su quella corda si producono delle deformazioni locali che grazie all'elasticità della corda si propagano, perché si comunicano le particelle della corda successive e quindi si propagano sotto forma di un'onda, noi dobbiamo aspettarci che qualche cosa del genere succeda anche per la struttura spazio-temporale. Una grossa perturbazione che avviene in un certo punto potrebbe benissimo propagarsi a distanza. La struttura spazio-temporale che si deforma localmente, ebbene, comunica questa sua deformazione a distanza e la comunica attraverso la propagazione di un'onda. Io qui vi ho scritto parecchie cose, così vi do la possibilità di leggere, siccome io sono un po' verboso, vado per le lunghe, voi forse leggete e vi trovate meglio. Quali possono essere le perturbazioni dello spazio-tempo che danno origine a queste perturbazioni? Beh, devono essere le masse che lo determinano. La struttura dello spazio-tempo è determinata dalla presenza di massa. Ci deve essere una massa che perturba lo spazio-tempo, però una massa che si muove. Una massa che si muove, una massa che sia accelerata. L'analogia con il campo elettromagnetico la vedete benissimo, no? Ci sono le cariche elettriche, ma le cariche elettriche accelerate cosa producono? Producono delle perturbazioni locali del campo che si propagano a distanza, le onde elettromagnetiche. Ecco, la stessa cosa con le masse. Masse ci sono, ok, creano un campo gravitazionale intorno a sé, creano una struttura spazio-temporale, curva, eccetera, eccetera, ma una perturbazione delle masse, un'accelerazione delle masse, produce un'onda, questa volta gravitazionale. Come devono essere queste masse? Beh, se vogliamo vederla, l'onda devono essere masse piuttosto grosse. Cioè non è che agitando la manina io creo un'onda gravitazionale che tutti possono vedere e osservare. Ci sarà bisogno di masse imponenti. E poi guardate un'altra cosa fondamentale è questa. Quando io penso a una massa imponente penso a un buco nero, di qualche 5, 6, 10 masse solari. Ok, il buco nero ha una struttura sferica. Se è lì fermo, non produce una gravitazionale. Deforma lo spazio-tempo intorno a sé, ma è una volta per tutte. Abbiamo bisogno di scuoterlo in qualche misura, in modo che lui possa scuotere la struttura spazio-temporale intorno a sé. Dice, beh, potrebbe ruotare su se stesso. No, no, no.
Il buco nero ha una struttura sferica, se ruota su se stesso è come se stesse fermo, cioè voglio dire, lo spazio intorno non si rende conto che c'è una qualche variazione se l'oggetto ha una struttura sferica. Certo che se il buco nero fosse un bastone elongato e cominciasse a ruotare su se stesso, allora sì che deformerebbe lo spazio-tempo, allora sì che produrrebbe un'onda gravitazionale. Quindi abbiamo bisogno di masse molto grosse, molto importanti, nello stesso tempo che non abbiano una simmetria sferica. Allora è semplice. I buchi neri ne prendo due, che sono in orbita l'uno intorno all'altro, prendo un sistema binario di buchi neri, meglio se le masse sono un pochettino diversificate, ma lì non è molto importante, potrebbero anche avere la stessa massa, è un po' l'esempio del bastone che vi ho fatto prima. Capite? Allora sì, loro ruotando, naturalmente devono ruotare molto velocemente, insomma la deformazione che devono dare allo spazio-tempo deve essere molto forte. Perché? Perché mi aspetto che mi arrivi da miliardi di anni luce di distanza, e voi sapete che le onde perdono di intensità man mano che si propagano, diverso del quadrato della distanza, le solite cose. E se perdo di intensità, io sto osservando un evento molto lontano, c'è il rischio che io non veda niente. Non possiamo sperare che siano sempre vicinissimi questi buchi, no, devo prepararmi al peggio. Bene, allora quello che si decide di cominciare a studiare è una struttura di questo tipo, un sistema binario di buchi neri che siano molto vicini fra loro, quindi si dice un sistema binario stretto, va bene, molto vicini fra loro, quindi che ruotino intorno l'uno all'altro ad altissima velocità, con velocità paragonabile alla velocità della luce. Hanno grandi masse, hanno grandissime accelerazioni nel loro moto circolare, e da questi c'è da aspettarsi che ci sia la formazione di onde gravitazionali. Ma poi non basta. Quando due buchi neri si trovano in un sistema come questo, molto stretto, emettono onde gravitazionali, ma se emettono onde gravitazionali perdono energia orbitale, e se perdono energia orbitale cosa fanno? Si avvicinano sempre di più, e se si avvicinano aumenta la velocità di rotazione. Dovete immaginarvi un film, no? Di questi due buchi neri che adagio adagio perdono energia, si avvicinano, diventano sempre più veloci nella rotazione, sempre più veloci, finché in una frazione di secondo arrivano a crollare l'uno sull'altro. Ecco, dovremmo essere capaci di trovare nell'universo una situazione abbastanza strana come questa, di due mostri come sono due buchi neri di grandissima massa che sono sul punto di fondersi l'uno sull'altro. Sono probabili queste situazioni? A priori diremmo no. Si va proprio a cercare l'ago nel pagliaio. Eppure, nonostante tutto, dice, se la previsione di Einstein è giusta e noi vogliamo dimostrare che è corretta, dobbiamo avere la fortuna di trovare almeno una situazione di questo tipo. E allora cosa facciamo? Costruiamo un osservatorio di onde gravitazionali. Andiamo alla ricerca di questa prova. E questo è il primo osservatorio di onde gravitazionali che si è sorto al mondo, si chiama RIGO, diciamo l'italiana. Questa è la stazione osservativa di Hanford nello stato di Washington, diciamo nella parte nord-occidentale degli Stati Uniti. Vedete, sono due strutture disposte a perpendicolo, sono due bracci identici lunghi 4 km. L'idea era venuta a un insegnante d'università che vabbè ogni tanto deve dare dei compiti da fare ai suoi studenti, e per fargli fare un esercizio sulla relatività generale diceva agli studenti: prendete un triangolo rettangolo, due catene perpendicolari fra loro e l'ipotenusa, immaginate che ci passi un'onda gravitazionale
e ditemi come si modificano i cateti all'ipotenusa a seguito di questo passaggio. Dice, ma perché dovrebbe modificarsi il triangolo? Eh sì, il triangolo è appoggiato sullo spazio e tempo. L'onda che passa strattona lo spazio e tempo, lo allunga e lo raccorcia. Allora devo aspettarmi che questo cateto si allunghi e poi si raccorci, in qualche modo che oscilli al passaggio dell'onda, mentre invece quest'altro cateto non è risente. Ecco, questo era l'esercizietto che dava ai suoi studenti, a furia di dare questo esercizio che gli piaceva molto, dice, ma io lo costruisco un triangolo, un rettangolo, lo costruisco nel deserto, faccio due bracci perpendicolari a 4 km e aspetto che passi l'onda. L'onda gravitazionale cosa fa? Beh, allungherà uno dei bracci e l'altro no. Vedi, se l'onda arrivasse proprio nella direzione di uno dei raggi, in realtà l'onda arriva dove diavolo vuole, ma allungherà un braccio diversamente dall'altro. Capite? Se proprio non arriva diretto come il cateto di base, per così dire, è perpendicolare al cateto d'altezza, e arriverà di striscio, comunque allungherà uno dei bracci diversamente dall'altro. Io devo riuscire a misurare le variazioni di lunghezza di quei bracci. Se io vedo una variazione che è contemporanea dell'uno e dell'altro braccio e facendo i conti vedo che è accettabile quella variazione, potrebbe essere dovuta a un'onda gravitazionale, ecco che ho quasi la prova certa che di lì è davvero passata un'onda gravitazionale. Basta questo? Beh, no, dice un momento. Potrebbero essere 100.000 i motivi che mi allungano, mi raccorciano i bracci di questa struttura. 100.000. Ho bisogno delle conferme. Bene, allora faccio così. Costruisco un identico osservatorio a Livingston, nella Louisiana, nella parte sud-orientale, centro-sud degli Stati Uniti, un osservatorio identico a quello di Hanford, sempre 4 km di lato, ma a distanza 3.000 km. Allora, quando io vedo una perturbazione su Hanford, io quella perturbazione la devo vedere anche su Livingston. Allora sì, che mi metto a verificare se quelle due variazioni di lunghezza dei bracci sono onde gravitazionali. Ma non è possibile che io la osservi solo in una stazione, deve essere perturbata anche l'altra. La contemporaneità, o quasi, dell'evento è la prova che è passata un'onda gravitazionale. Adesso, per dirvi la difficoltà di questo esperimento, vedete, questi sono i bracci sono tenuti sotto vuoto e il funzionamento è questo. Vabbè, qualche dato, vedete, LIGO 25 anni l'hanno costruito, si è cominciato a discutere di LIGO a metà degli anni 70, pensate voi, prima a discutere e chiedere i finanziamenti. Il governo degli Stati Uniti ha spiato, diciamo, che siete pazzi a dare spese i soldi per un'operazione del genere, non c'è speranza. E poi, insomma, alla fine l'hanno avuta vinta ed è operativo sostanzialmente dal 2002. 500 milioni di costo, che non è nemmeno molto, mezzo miliardo. Per favore, non fatevi confronti con la legge Fornero. 900 ricercatori impegnati su questa ricerca in 83 istituzioni in tutte le parti del mondo. Vi dicevo, guardate come funziona. Non voglio entrare nel dettaglio, ma sostanzialmente il discorso è questo. Là, vedete, c'è una sorgente laser. Questa no? La vedete, la sorgente laser. Mando un raggio su questo specchio. Uno specchio che lascia passare il 50% del fascio luminoso e ne riflette il 50%. Quindi i fasci partono contemporaneamente dal centro dell'osservatorio e si muovono su due bracci.
si riflettono su quelle masse là in fondo che sono degli specchi sostanzialmente, ritornano al centro. La misura del tempo di percorrenza dei due bracci ci dice quando sono i bracci sostanzialmente. Ecco, poi in realtà i due fasci vengono convogliati, c'è un'interferenza distruttiva, insomma lasciamo perdere queste cose. La sostanza è quella qui. Dalla durata del percorso si riesce a capire se il braccio era più lungo dell'altro oppure no. Quali sono le variazioni di lunghezza che noi dobbiamo misurare? Sono dell'ordine di 10 alla meno 19 metri. Allora, tenete presente che un atomo ha un diametro grosso modo di 10 alla meno 10 metri. 10 alla meno 19 vuol dire la miliardesima parte del diametro dell'atomo di idrogeno. La miliardesima parte, o se volete la decimillesima parte del nucleo dell'atomo di idrogeno, di un protone. Cioè, vi rendete conto del livello di precisione che occorre in questa misura? È un livello dell'ordine tra 10 alla meno 22, diciamo, e 10 alla meno 25, a seconda di come si fanno i capi. Beh, insomma, per fartela più breve, se con questo livello di precisione io volessi misurare, a quanto distante da noi, il centro di M31, la galassia di Andromeda, con questo livello di precisione lo determinerei con un errore massimo di 2 metri. Ecco, allora questo vi dice qual è la difficoltà della costruzione di questo osservatorio. Perché? Sulla Terra ogni giorno ci sono da 10, 20, 30 mila microsismi che avvengono in ogni parte del mondo, ma questi osservatori li vedono tutti i microsismi vengono registrati. Cade il ramo da un albero nella foresta distante 50 km da Enfield, e Enfield lo segnala. Passa un aereo a 12.000 metri d'altezza e la variazione di pressione per il passaggio dell'aereo fa modificare la lunghezza dei bracci per una misura decisamente maggiore di 10 alla meno 19, e Enfield lo segnala. Allora, quello che c'è bisogno è di avere uno strumento estremamente sensibile, ma poi che sappia discriminare i segnali, che sappia capire quali sono i segnali spuri di origine terrestre e invece i segnali veraci di origine cosmologica o gravitazionale. Allora, per questo motivo, si costruiscono i bracci con tutta una serie di marchingegni e con dei software particolari che riescono a selezionare i segnali buoni dai segnali spuri. Un grande aiuto lo dà la contemporaneità del segnale, però capite che anche lì il microcrisma lo sente, Livingston insieme a Danforth. Però hanno inventato un sistema di soppressione dei segnali dovuti a sismo. È un sistema, è un software. Guardate, per capirci, avete sentito parlare di ottica adattiva sui telescopi, ma lo sapete, la luce delle stelle arriva perturbata dall'atmosfera, subisce delle deformazioni. Ebbene, i telescopi moderni hanno gli specchi deformabili con dei pistoncini sotto e c'è un sensore che misura quanto è perturbata l'onda in arrivo e in base a quello dice ai pistoncini di cambiare la forma dello specchio per restaurare l'immagine originaria in tempo reale. È un sistema simile, quindi grossa parte delle perturbazioni dovute a sismi viene eliminata in questo modo. Ma vi ripeto, un tizio che fa jogging a 10 km di distanza da Livingston viene registrato. Le automobili che passano sull'autostrada vengono registrate. A Livingston pensate che sentono le onde dell'oceano del Golfo del Messico che si abbattono sulle coste del Golfo del Messico e ci sono 300 km di distanza. Però è sufficiente
lo sciacquio dell'onda per spostare di poco la superficie terrestre in modo tale che lì non lo sentano bene. Ecco, questo per dirvi qual è il livello di difficoltà dell'osservatorio. Allora, qui c'era scritto prima che l'osservatorio è in funzione dal 2002, però dobbiamo intenderci cosa vuol dire in funzione. Vuol dire che è stato acceso per la prima volta. Viene acceso, si provano grosso modo gli strumenti, un po' il software, e poi viene spento, si capisce subito quali sono i punti deboli e si dice adesso bisogna lavorare su questo. E si sta magari un anno e mezzo, due anni a lavorare sul potenziamento degli strumenti o sul miglioramento del software. Poi viene riacceso per un altro mese, un mese e mezzo. Sono dei rami osservativi che possono durare in genere un mese, due mesi, non di più, che servono essenzialmente per individuare i punti deboli del sistema. Poi viene spento e viene migliorato. Sempre per darvi un'idea di questo, cosa significa, tutto quello che vuoi. Guardate, questo è il pendolo, è lo specchio che riflette il fascio laser sul fondo del braccio. Va bene, così era stato concepito inizialmente. Sospeso con dei cavi d'acciaio alle pareti di quel tubo, di quel braccio. Così all'inizio si è capito che naturalmente questo era insufficiente. Guardate cos'è diventato nel 2015. Un pendolo, peso un pendolo, è diventato un quadripendolo. Cioè tutto questo per cercare di migliorare la sensibilità. Però soltanto da questi disegni voi vedete qual è la complessità della struttura ingegneristica di questo osservatorio. Complessità richiesta da quel livello di sensibilità che dicevo prima, assolutamente straordinario. Va bene, quindi avevo fatto un riassunto. Dai, mi posso saltare. Mi fermo qui invece. Cosa dobbiamo aspettarci? Come deve essere fatta l'onda gravitazionale che eventualmente riusciremo a misurare dalla fusione di due buchi neri? Allora ritorniamo al filmino che vi ho detto di immaginare, no? Con i due buchi neri che si avvicinano e poi aumentano la velocità. Allora innanzitutto lo capite che aumentando la velocità vuol dire aumentare la frequenza orbitale. Per esempio fare un 20 giri in un secondo l'un intorno all'altro, passare a 25, 30, 40, 50. Sappiate che le onde gravitazionali che vengono emesse hanno una frequenza esattamente doppia della frequenza orbitale. Quindi se il buco nero in questo momento fa 20 giri al secondo intorno all'altro, l'onda è di 40 Hz, il doppio. Allora, dobbiamo aspettarci che man mano che i due buchi neri si avvicinano e vanno verso la fusione, la frequenza dell'onda va aumentando sempre di più. Ma non solo, l'energia emessa come onda gravitazionale va aumentando di più, perché voi capite che maggiore velocità vuol dire maggiore accelerazione, vuol dire maggiore dispersione di energia sotto forma di onde gravitazionali. Quindi l'intensità del segnale dobbiamo aspettarci che aumenti insieme alla frequenza. Fino al massimo, fino a quando i due buchi neri incominciano la fusione. E a quel punto, ci vuole pochissimo tempo perché i buchi neri dall'essere una patata diventino un unico buco nero, quindi con simmetria sferica. Nel momento in cui assume simmetria sferica, l'onda gravitazionale finisce. Allora c'è questa fase iniziale di aumento della frequenza dell'energia che gli astronomi chiamano chirp, cinguettio, no, come fosse un uccellino che aumenta sempre di più la frequenza, e poi c'è la fase cosiddetta del ring down, quando si smorza subito dopo la fusione e l'onda si annulla perché il buco nero si è formato ormai del tutto. Questo ci si aspettava e dal 2002 al 2015 non si è stati male. E cosa si è detto? Facciamo così,
prepariamoci all'eventuale osservazione. Allora, facciamo una simulazione sulla base dell'equazione della relatività generale. Immaginiamo un buco nero, per esempio, di 3 masse solari che va a fondersi con uno di 5 masse solari. Poi uno da 3 con uno da 6, uno da 3 con uno da 7, uno da 3 con uno da 8, da 3 e 1 con uno, 4 e 1, capito? Tutti i casi possibili immaginabili. In pratica gli astronomi si erano preparati un database impressionante con tutti i possibili casi di combinazioni orbitali e di massa. E in tutti i casi si era calcolata la forma dell'onda risultante sulla base dell'equazione di Einstein. Così dice, siamo pronti, se ci arriva un'onda e vediamo la forma, la confrontiamo con questo database e riusciamo subito a capire quali sono i buchi neri coinvolti. Eccolo qui, in questo disegno lo vedete bene. Vedete da sopra quello che succede, mentre i buchi neri si avvicinano fin quando si fondono e c'è il ring down alla fine, lo spegnimento, il buco nero che è diventato una sfera, e qui sotto vedete il grafico vero e proprio dell'onda. Vedete che le onde, i picchi si avvicinano sempre di più, aumenta la frequenza. E man mano che aumenta la frequenza vedete che i picchi si alzano, cioè aumenta l'energia emessa. Poi c'è quella fase finale e lo spegnimento dell'onda. Questo è ciò che si aspettava. Bene, 14 settembre 2015, si accende lo strumento che deve iniziare il suo round osservativo il 17 settembre, 3 giorni dopo. Lo si è acceso un attimo prima per verificare tutta la strumentazione, se i cavi erano corretti, se c'era qualche rumore. Come si accende lo strumento? Nel giro di poche ore arriva questo segnale. E questo segnale, lo vedete che sta crescendo in intensità? Questo segnale ha tutta l'apparenza di un'onda gravitazionale. Ed è da non credere, perché non è possibile che come accendo lo strumento la prima cosa che vedo è un'onda gravitazionale. Non è da credere. E infatti non ci hanno creduto. È stato annunciato l'11 febbraio la scoperta ed è stata fatta a settembre. Ci hanno impiegato 5 mesi a convincersi che avevano visto veramente un'onda gravitazionale. Anche per un motivo banale che fa ridere, ma insomma, per verificare se gli strumenti funzionano bene e se il software funziona adeguatamente, c'è un ricercatore tra Enfold e Livingston, uno solo, e non si sa chi sia, il quale ha la facoltà di mettere ogni tanto dei segnali spuri, sintetici, per vedere se tutti e due osservatori sono riusciti a vederlo. Cioè, capite, sono delle prove, sono delle prove strumentali. Io gli metto un segnale che simula un'onda gravitazionale, me lo studio bene in modo che simula un'onda, e vediamo quale dei due lo rivela, e poi andiamo a tirare le orecchie agli altri che dormivano, oppure vediamo se lo rivelano tutte e due oppure nessuno dei due. Allora vuol dire che ci sono dei sistemi che non vanno bene, che vanno migliorati. Immediatamente, come accendo lo strumento, arriva un'onda, dice: beh, questa qui è la solita onda di verifica che ci hanno mandato qui maledetti. Allora vai alla ricerca della conferma e la conferma non arriva. Non può dirlo apertamente il verificatore segreto, non può dirlo, no, guardate come l'ho mandata, ma insomma lo fa sapere a un certo punto, io non ho mandato nessun segnale. E allora lì sotto lavorare, ma sapete cos'è che vi spaventava? È che questo segnale era così pulito, così bello, così da testo, che non credevano i loro occhi. Quando si fa l'analisi di Fourier di questo segnale, cioè l'analisi delle frequenze presenti in questa onda, non vedete che sono i grafici che avevamo visto prima? Cioè, roba da pubblicare sul libro di testo, sembrano segnali sintetici costruiti al computer. Da non credere.
è stato 5 mesi a fare sopranalisi dicendo ma non è possibile che siamo stati così fortunati. Sapete quando è che si convincono? Quando a dicembre osservano un secondo segnale, a porta miseria, ancora una volta non è il verificatore, allora dobbiamo cominciare a crederci, ma non solo, dobbiamo cominciare a capire che la fusione di buchi neri non è vero che è un evento così strano, non è un ago in un pagliaio, ma fusioni di buchi neri avvengono in qualche parte dell'universo in continuazione, una o due alla settimana, e chissà quante altre ne avvengono di buchi neri magari più lontani o meno massicci che i nostri rivelatori ancora non sono in grado di osservare. Quindi è un evento molto comune. Guardate le analisi che si fanno, questi sono i due segnali, uno blu e uno giallo, che sono stati sovrapposti delle due stazioni. Attenti, sono stati normalizzati i segnali, perché questa è una cosa importante da dire. A Livingston il segnale è arrivato per primo, Livingston centro-sud, è arrivato per primo il segnale. A Hanford è arrivato con 7 millesimi di secondo di ritardo. E questa è un'altra cosa importantissima. Le due stazioni distano 3.000 km. Qualcosa che si propaga alla velocità della luce impiega 10 millesimi di secondo per correre 3.000 km. Il ritardo di 7 millesimi di secondo è compatibile con un'onda gravitazionale. Il ritardo fosse stato 12 millesimi di secondo, era da escludere. Non era un'onda gravitazionale, se no avrebbe dovuto muoversi più velocemente della luce. Quindi 7 millesimi di secondo. A porca miseria, abbiamo ancora un peccato gravitazionale. Guardate, questi sono i due segnali, anche qui la cosa buffa. Vedete sotto il giallo e sotto il blu che c'è una curva nera? Ecco, quella è la curva sintetica, quella che era stata costruita con le equazioni di Einstein. Vedete come si sovrappongono perfettamente? Cioè, da non credere, da non credere. Ehi, vabbè, cerchiamo di andare, ok. Entrando nel dettaglio, alla fine ci si convince che si è proprio vista la fusione dei due buchi neri. I due buchi neri hanno una massa di, ve lo dico subito, circa 30 masse solari, eccoli qui, 1,36 e 1,29 masse solari. Le orbite sono circolari, e va bene. Il segnale è durato 0,2 secondi. L'onda gravitazionale aveva incominciato a propagarsi già da prima, ma quella che noi siamo riusciti a rilevare, cioè la parte sufficientemente intensa, tale per cui i nostri osservatori attuali riescono a vederla, è durata 0,2 secondi ed è stata la parte finale che è andata verso la fusione del buco nero, cioè la parte, diciamo, parossistica del moto orbitale. In 0,2 secondi abbiamo osservato 5 orbite dei due buchi neri che si andavano fondendo. Sempre dal database si possono fare i calcoli e vedere con due buchi neri con queste masse qual è il buco nero che salta fuori alla fine dalla forma dell'onda. Il buco nero finale è di 62 masse solari. I due buchi neri erano da 36 a 29, se fate la somma vedete che fa 65. Quindi ci sono 3 masse solari equivalenti in energia che sono stati emessi sotto forma di onda gravitazionale. Allora, sapendo qual è l'energia emessa alla sorgente e misurando l'intensità dell'onda qui sulla Terra, noi possiamo determinare la distanza a cui è avvenuto l'evento, esattamente come si fa con le stelle, magnitudine assoluta e magnitudine apparente. La distanza è di circa 1,3 miliardi di anni luce. Bene,
7 millesimi di secondi di ritardo sono una cosa importante, per quale motivo? Allora, io sono negli Stati Uniti, qui c'è Armstrong e qui c'è Livingstone. L'onda è arrivata prima a Livingstone e poi ad Armstrong, e allora vuol dire che la sorgente era in quella direzione. Dal ritardo di ricezione io posso capire su per giù in che direzione sulla volta celeste stava la sorgente dell'onda gravitazionale. Ma naturalmente capite che in questo modo riesco soltanto a determinare un ampio cerchio sulla volta celeste dentro il quale ci stanno miliardi e miliardi di galassie, per capire qual è l'unica vera galassia in cui è avvenuta la fusione dei due punti neri. Cosa ho bisogno? Ho bisogno magari di avere un terzo osservatorio disposto da qualche altra parte del globo che possa sentire anche lui l'onda che sentono lì in questo campo e che misura il ritardo rispetto alle due stazioni. Allora a questo punto, con tre ritardi, io riesco a triangolare meglio la direzione di provenienza dell'onda. E naturalmente se le stazioni fossero 4 o 5 sarebbe ancora meglio, e ridurrei sempre di più il margine d'errore. Ci siamo. Da qui la necessità di costruire nuovi osservatori di onde gravitazionali. E il primo che è entrato in funzione è questo, è il nostro osservatorio italiano che sta in provincia di Pisa, a Cascina, e che si chiama Virgo. Come vedete è praticamente identico a quello americano, l'unica differenza è che i bracci sono lunghi 3 km invece che 4. Però è un bel osservatorio, è un osservatorio molto 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 avanzato sul piano per esempio del software, dell'analisi dei dati, tant'è vero che gran parte dell'analisi dati fatte sulle prime scoperte da Ligo erano fatte i ricercatori di Virgo. Ci abbiamo gente in campo, ragazzi, ci abbiamo gente in campo. E un'altra cosa è un osservatorio che potrebbe diventare enormemente più sensibile, enormemente no, potrebbe diventare sensibile quanto più Ligo, perché è concepito in modo nuovo, cioè l'hanno costruito sulla base degli errori fatti dagli americani, hanno utilizzato l'esperienza degli americani per fare un osservatorio migliore. Per esempio, le masse, invece di avere un quadrupendolo, hanno un heptapendolo, sono sette pendoli. Capite? A cui è attaccata alla fine lo specchio che riflette. E poi un'altra grossa l'introduzione di un marchingegno. Gli ingegneri di Cascina hanno capito che invece di utilizzare fili di acciaio sarebbe stato meglio utilizzare fili di fibra di vetro, il che avrebbe determinato un enorme incremento di sensibilità dello strumento. E infatti hanno costruito l'eptapendolo con i fili in fibra di vetro. Sono fili da 0,4 mm ciascuno. Ma l'edizione, questo che doveva essere il punto di forza dell'osservatorio, è diventato il suo talone d'Achille. Perché non si sa per quale motivo, ma ancora adesso non lo si sa, è sufficiente il contatto della polvere su questi fili di fibra di vetro che la fibra si deteriora e si rompe. Per cui si è visto proprio questi pendoli che si andavano rompendo nel tempo, senza che entrassero nemmeno in funzione. E questo fa perdere parecchio tempo a Cascina, a Virgo. Bene, questi sono gli altri osservatori che si vogliono costruire in varie altre parti del mondo. Il primo probabilmente che entrerà in funzione Kagra, giapponese, poi ci sarà il Ligo indiano, ce n'è già uno in Germania, Geo 600, ma non funziona molto bene, non sono molto tanto. Attualmente in funzione sono questi tre, i due di Ligo e il nostro, e Virgo, poi gli altri entreranno in funzione, quando saranno 5, noi sapremo dire nel giro di 5 minuti esattamente da dove arrivare. Cosa significa? Significa che punteremo tutti i telescopi su quel punto. Vuol dire che così vediamo quello che succede. No, la fregatura è che non vediamo niente. Perché se si fondono buchi neri, non c'è emissione di onde elettromagnetiche.
Però già il fatto di buttare gli strumenti lì e non vedere niente è una conferma che si tratta di dire poco. Bene, adesso vado velocemente a dirvi quali sono le scoperte che sono state fatte dal 2015 ad oggi. Dice in 2 anni chissà quanti, se dopo 3 ore ne hanno già visto uno. In realtà, tenete presente, i RAM osservativi durano un mese e mezzo. Dopodiché si spengono e si potenzia l'osservatorio. E così è stato fatto. Quindi in questi 2 anni io non lo so quanti mesi abbiano lavorato, ma pochi mesi. E comunque hanno fatto tempo a scoprire. Uno il 26 dicembre di quello stesso anno, del 2015. In questo caso, attenzione, il segnale è durato 2 secondi e i 2 buchi neri erano di 14 e di 7,5 massi solari. Non è un caso, vero, che il segnale è durato di più con buchi neri meno massicci. Per tutto quello che abbiamo detto, i buchi neri meno massicci ci impiegano un po' più di tempo a produrre onde gravitazionali, a vedere il deperimento dell'orbita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, sono stati contenti i ricercatori di trovare questa nuova onda. Perché? La prima onda li aveva messi in crisi. Gli astrofisici non hanno una spiegazione per l'esistenza di buchi neri di 30-40 masse solari. Noi finora tutti i buchi neri li abbiamo scoperti nella galassia, li abbiamo scoperti in sistemi binari dove c'è un buco nero e una stella di sequenza principale, una stella normale. Allora, studiando la luce della stella normale attraverso l'effetto Doppler, eccetera, 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 le emissioni in raggi X, noi riusciamo a capire che questa stella sta ruotando intorno al buco nero. Quindi studiando la massa troviamo 5, 7, 12, 13, questo è grosso, 13, 15 masse solari, non di più. Ma la teoria non prevede che una stella possa dare origine a un buco nero di 40 masse solari. Non lo prevede. Le stelle più massicce che possiamo immaginare sono dell'ordine di 100-120 masse solari. Ma si era convinti che arrivassero al massimo a produrre alla fine dell'esplosione 18, 20 masse solari al massimo. 40 mette in crisi gli astrofisici, che devono spiegare questo risultato. Vabbè, questo qui, come vedete, è una coppia più tranquilla e si tranquillizzano. Se non che, vedete la terza scoperta, ci risiamo, 31 e 19. Sono ancora buchi neri molto massicci. Insiste questa storia. E ci si comincia a chiedere com'è possibile, tra l'altro, che ci siano 2 buchi neri così massicci in orbita uno intorno all'altro. Gli scenari possibili di formazione di questi sistemi binari sono 2. Il primo, la cattura gravitazionale. C'è un buco nero che in un sistema binario con una stella normale, c'è un buco nero che gli passa vicino, l'attrazione gravitazionale fa sì che entri in orbita intorno a questo, alla fine la stella normale viene cacciata via con un calcio nel sedere e restano i 2 buchi neri che orbitano un intorno all'altro. Meccanismo possibile ma altamente improbabile. Secondo meccanismo, nascono 2 stelle di grandissima massa in un sistema binario. Evolve la prima, esplode, diventa un buco nero, dopo un po' evolve la seconda, esplode, diventa un buco nero e abbiamo un sistema binario di buchi neri. Non facilissima anche questa da vedere, perché capite, in un sistema stretto un'esplosione stellare che lasci quasi inalterata la compagna è difficile da immaginare. Però questa è un'altra possibilità e noi ci chiediamo quale delle 2 sia la più realistica. Al momento non sappiamo dare risposta, però cosa facciamo? Guardiamo la forma dell'onda gravitazionale, da questa gli astrofisici riescono a capire come erano diretti gli assi di rotazione dei 2 buchi neri. E allora, se i 2 buchi neri hanno 2 assi di rotazione paralleli, o quasi, beh, vuol dire che era da tanto tempo che erano apparentati dentro un sistema binario. Attraverso forze di marea sono riusciti a rendere paralleli i 2 assi di rotazione. Allora vale il secondo scenario. Se invece i 2 spin
hanno direzioni diverse, allora è più probabile che siano nati in condizioni assolutamente diverse e casualmente si sono incontrati. Vale un primo scenario di formazione. Ebbene, vi devo dire che la terza scoperta sembra dar ragione al primo scenario, lo scenario dinamico, che è quello dell'incontro, quello estremamente poco probabile, però pare che sia così. E questa, ripeto, è la terza scoperta. Adesso davvero mi sto staccando, la faccio breve. Questa è la quarta. Vi dico soltanto 12 e 7 masse solari. Oh, vedi, siamo ritornati a valori inaccettabili. E poi c'è la quinta scoperta, e questa è importantissima perché? Perché finalmente entra in funzione anche Virgo. Siamo nel 2017, nell'agosto, e si decide di mettere in funzione Virgo per la prima volta, giusto per vedere se gli strumenti funzionano, le solite cose, no? È un'accensione degli strumenti, ma del tutto sperimentale. Si accendono il primo di agosto, o due settimane dopo Virgo vede un'onda gravitazionale. Badate che lo sapevano anche i ricercatori che era di bassa sensibilità il loro osservatorio in quel momento. Avevano dovuto sostituire le fibre di vetro con le fibre di acciaio per farle funzionare, mentre cercheranno di capire qual è il problema con le fibre di vetro. E nonostante tutto, con le fibre, due settimane dopo, 14 agosto, ti vedo un'onda gravitazionale. E come fa a dire con certezza che lo è? Ebbene, perché l'hanno vista anche lì, visto che altro. E la cosa bella è che adesso possiamo triangolare la posizione. E allora, guardate cosa succede. Succede che mentre prima soltanto con le antenne dell'IGO la regione interessata al possibile buco nero sulla volta celeste, la possibile fusione, era questa, con l'intervento di Virgo, vedete quanto si riduce la regione. È più facile andare a cercare la sorgente. La sesta scoperta. Vi voglio parlare di questa perché ragazzi miei, c'è voluto un colpo di fortuna incredibile, incredibile. Cosa succede? Che tre giorni dopo la scoperta della quinta, tre giorni dopo, il 17 di agosto, Hanford, Livingstone e Cascina vedono un'altra onda gravitazionale. Ma la cosa straordinaria è che il CERN questa volta non dura 0,2 secondi, 0,3 secondi oppure 2 secondi, ma dura circa 100 secondi. Cosa vuol dire? Vuol dire che le masse coinvolte sono piccolissime. E infatti si va a vedere nel database cosa corrisponde. Corrisponde a due stelle di neutroni da 1,1 e 1,6 masse solari. Ora, si dà per scontato che la prima fusione di stelle di neutroni sarebbe venuta intorno al 2020-2022 o giù di lì, quando si fosse potenziata enormemente Hanford, Livingstone, eccetera, perché la sensibilità era molto scarsa adesso. Si calcolava che si poteva osservare una fusione di stelle di neutroni se fosse avvenuta entro 300 milioni di anni luce, che su scala astronomica è niente. Il giardino, l'orto sotto casa, per cui si diceva no, chissà quando la vedremo. Queste due stelle di neutroni non hanno mica avuto la buona idea di fondersi a 130 milioni di anni luce da noi, cioè vicinissime, e per questo siamo riusciti a vedere, e Virgo ha dato il suo contributo. Guardate la differenza tra il segnale della prima e il segnale della sesta scoperta. Vedete quello là quanto durava, 0,2-0,3 secondi. Guardate questa, 28 secondi prima della fusione, ma se ve lo facessi vedere tutto quel segnale dovrebbe finire su quella parete là in fondo, perché è durato un centinaio di secondi. Capite? E la durata così lunga, la crescita della frequenza dell'energia così lenta, ci sta a indicare che si stanno fondendo oggetti di piccola massa. Ecco, questo è un confronto tra le durate dei segnali.
nelle precedenti situazioni e di questa. Questa qui, vedete, siamo arrivati al quarto secondo, dovremmo andare fino al mare per mostrarvi tutto. E qui sotto sono i risultati. Guardate, ho segnato in verde i risultati in cui le masse dei buchi neri sono dell'ordine di 30, di 20, quindi sono buchi neri molto massicci. E poi invece in bianco lasciate i buchi neri più accettabili, come dire, quelli che gli astrofisici sanno spiegare. In questo grafico voi vedete i buchi neri che conosciamo, le stelle di neutroni che conosciamo, là sopra in violetto sono i buchi neri che conosciamo in funzione della massa, vedete là in verticale c'è la massa. Sono quelli che conosciamo da studi galattici, come quelli nei sistemi binari normali di cui vi parlavo prima. E invece là sopra, quei bollini grossi colorati, sono i buchi neri scoperti con le lenti gravitazionali. E qui sotto, voi vedete l'evento di fusione. C'è un punto di domanda, perché in effetti la domanda è, ma scusa, se si fondono una stella di neutroni di 1 e 1 e 1 di 1,6 masse solari, il totale fa 2,6. Il risultato cos'è? Una stella di neutroni o un buco nero? È curiosa questa cosa, perché si discute di quale possa essere il limite di massa di una stella di neutroni, al di sopra della quale collassa e diventa un buco nero. E lo si poneva tra 2 e 3 masse solari. Ecco, 2,7 sta sopra, questo è sotto il limite, bisogna capirlo. Bene, grazie a questo evento l'abbiamo capito. I teorici avevano previsto che dalla fusione di 2 stelle di neutroni si doveva produrre una chilonova. Una chilonova è un'esplosione stellare che è da 100 a 1000 volte più debole di una supernova, ma circa 1000 volte più intensa di un'esplosione di nova. Quindi questo era previsto in teoria. 2. Che avrebbe generato, e questo è fondamentale, onde elettromagnetiche osservabili su tutte le frequenze, quindi anche in ottico, nelle onde radio, nei raggi X, in infrarosso, dappertutto. 3. Avrebbe dovuto produrre alla fine un gamma burst, un'esplosione, adesso non entriamo nel dettaglio, sono andato troppo per le lunghe, un'esplosione di raggi gamma in contemporanea con la formazione di un buco nero, ammesso che il risultato finale fosse un buco nero. Bene, nel nostro caso cos'è successo? Che abbiamo osservato un'esplosione di chilonova. Abbiamo osservato l'evento in tutte le onde elettromagnetiche e abbiamo anche osservato un gamma burst. Cioè le previsioni dei teorici sono state rispettate in pieno. Con una cosa molto bella e importante, il gamma burst è comparso 2 secondi dopo l'onda gravitazionale, la fine dell'onda gravitazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le questioni di neutroni, quando si sono messe insieme e hanno costituito quel patatone fatto di neutroni che ruotava velocemente, e non hanno avuto modo di collassare immediatamente. La forza centripeta gliel'ha impedito, ma poi si sono circolarizzate, sono collassate. Ecco, ci hanno impiegato 2 secondi a convincersi che dovevano diventare un buco nero, e lo sono diventati per il fatto che abbiamo osservato il gamma burst. E a questo punto si dice, siccome sono stelle molto lontane, insomma, la faccio breve, 2,7, poi hanno perso circa 0,1 masse solari nello spazio sotto forma di elementi molto massicci, voglio dire, di alto peso atomico, che si formano nelle situazioni di fusione di stelle e neutroni, quando ci sono tanti neutroni in circolazione che vanno ad aggiungersi sui nuclei degli atomi che si formano e danno origine ai elementi pesanti. Per darvi un'idea, si è calcolato e si è visto nell'infrarosso che in quella nube generata dall'esplosione a seguito della fusione si sono formati circa 20 masse terrestri di oro. La nuova frontiera
Venti massi terrestri di oro, oltre a platino naturalmente e tutto il resto. Quindi tutto questo per dirvi che le previsioni sono state avverate. La triangolazione, grazie a Virgo, ha consentito di individuare la galassia in cui era avvenuto l'evento, e non solo, abbiamo anche individuato il punto preciso in cui è avvenuto l'evento. Quel puntino là che vedete indicato dalla freccia, è lì che c'è stata la fusione. Guardate com'è calata la luminosità nel corso dei giorni. Il 22 agosto, quindi circa 5 giorni dopo la fusione, per avere la luminosità di questa gas in espansione, poi vedete come cala 4 giorni dopo, come cala 3 giorni dopo e così via. Cioè si è potuto seguire anche l'evoluzione di quella nube, risultato della fusione, anche nei giorni successivi. Con le onde radio, vabbè, dai, adesso non perdo tempo con le onde radio. Allora, avete capito che fortuna abbiamo avuto? Che è esplosa a 2 passi da noi. Ma la fortuna più grossa è stato che la chilonova e poi il gamma bloc producono un getto. Ora, il getto è facile da osservare se punta in direzione della Terra. Se quel getto fosse stato discosto di molto, non avrebbe colpito la Terra, noi non avremmo visto il gamma bloc. E saremo qui a chiederci, ma si sarà formato buco nero? Oppure sono rimaste 2 stelle di neutroni? Anzi, avremmo probabilmente tratto la conclusione che 2,7 è una massa accettabile per una stella di neutroni. Invece, non ho concluso il discorso prima, sappiate che sulla base di certi calcoli, non voglio andare, il limite adesso è stato fissato a 2,2 masse solari. Questo è il limite superiore per una stella di neutroni. L'abbiamo fissato con precisione grazie a questo evento. Ma vi dicevo, la fortuna è che questo oggetto era poco discosto dalla direzione della Terra, cioè la Terra era lì, mentre il oggetto era discosto di circa 20 gradi. L'abbiamo osservato di striscio, e questo è il motivo per cui il gamma bloc che abbiamo osservato è circa 1 milione di volte più deboli dei normali gamma bloc, ma solo perché il oggetto non puntava verso di noi. Ma siamo riusciti a capire lo scostamento, abbiamo capito che il getto era largo a 5 gradi, abbiamo capito un sacco di cose. Ma la capite la fortuna? Se si fossero scontrate 2 stelle di neutroni, che so, una di 1,5 e l'altra di 1,8 masse solari, risultato 3,3 masse solari, si sarebbero fuse subito in un buco nero, tranquillamente, senza tentennamenti. Non ci sarebbe stato quei 2 secondi di tempo. Non avremmo potuto fare quei calcoli che ci hanno portato a quel risultato. Cioè, siamo stati fortunati in una maniera vergognosa, vergognosa. E non aspettiamoci scoperte di stelle di neutroni a breve. Perché questo qui è veramente un caso straordinario, a meno che non ne capiti uno al giorno. Poco credibile, però insomma potrebbe anche essere, l'universo non ha mai smesso di meravigliarci. Ok, concludo con questo. Ho iniziato dicendo che si apre una nuova finestra sull'universo. Quali sono le potenzialità di queste ricerche? La prima, potenzialità in campo astrofisico. È stata dimostrata l'effettiva esistenza dei buchi neri. Pensateci un attimo, guardate, noi finora dicevamo che esistono i buchi neri sulla base di quelle osservazioni che vi dicevo prima, però erano sempre un po' ipotetiche. Ora qui non si può sbagliare, ragazzi, onde così, con quella velocità di crescita delle frequenze, non possono che fare gli oggetti di 20-30 masse solari, cioè dei buchi neri, quelli che per definizione sono buchi neri. È dimostrata l'effettiva esistenza dei buchi neri, e questa è già una scoperta importantissima. Secondo, sono state verificate le equazioni della relatività generale in situazioni di campi intensi, e anche questo è importante. La relatività generale, vi ho detto prima, l'abbiamo verificata con le GIS di Eddington, la verifichiamo tutti i santi giorni con i nostri telefonini.
sapete però che tutto il software che gestisce i nostri telefonini si basa sulle leggi della relatività ristretta e della relatività generale. Se non applicassimo quelle leggi lì, prenderemo i telefonini e li butteremo via dopo 2 giorni, perché dopo 2 giorni sbaglierebbero a individuare la nostra posizione di circa 1,8 km o 2 km. Quindi, per esempio, il GPS li potrebbe accantonare, non servirebbe. Quindi l'abbiamo verificato che quelle equazioni sono corrette, ma le abbiamo verificate in situazioni di campo debole, cioè nel campo gravitazionale della Terra, oppure nei campi gravitazionali tra un buco nero e una stella normale, ma distanti milioni di anni luce. Questi due buchi neri che si formano nelle ultime fasi, guardate che sono distanti fra loro circa 1000 km. Cioè immaginate due masse pari a 30 volte la massa del Sole, una Bolzano e l'altra Palermo. Capite che campi ci sono? Ecco, il database ha riprodotto esattamente quello che abbiamo osservato. Il database è stato costruito con le equazioni di Einstein. Le equazioni di Einstein sono perfette, e aveva ragione Einstein a dire sono troppo belle per non essere vere. Prima o poi riusciremo a capire l'origine di quei buchi neri nel sistema, ma soprattutto io dico le potenzialità di questa nuova finestra sono grandiose in campo cosmologico. Questo grafico è un grafico su cui hanno lavorato per 40 anni i cosmologi. È un grafico che mette in relazione il redshift di una galassia con la sua distanza da noi. Costruire con precisione questo grafico significa ricavare tutti i parametri fondamentali del nostro universo. Per capirci, quegli ultimi puntini là sopra indicati da quella freccia, collocati su quel grafico soltanto alla fine del secolo scorso, nel 1998, ci hanno fatto capire quanto vale la costante di Hubble, con certi margini d'errore, e ci hanno fatto capire che l'universo è pieno di energia oscura. Per dirvi l'importanza di questo grafico, è fondamentale costruire questo grafico con la massima precisione possibile. Misurare il redshift delle galassie non è molto complicato, non che sia semplice, però non è complicatissimo. Complicato è misurare la distanza delle galassie, perché la distanza la misuriamo dal confronto tra la luce che la galassia ci invia e la luce che arriva a noi. Ma la luce che la galassia ci invia, dobbiamo fare un'ipotesi, dobbiamo pensare che quella galassia là che assomiglia alla Via Lattea emette esattamente la stessa luce della Via Lattea. Che quella supernova là che assomiglia alla supernova vicina emette esattamente la stessa luce. E allora in base a quello determiniamo la distanza. Capite che è un'ipotesi? Non dico rozza perché non è rozza, è ben pensata, però è fragile. Oltretutto, la luce, mentre arriva a noi, deve passare attraverso nubi di materia, può essere assorbita. Allora ci arriva meno luce di quella che dovrebbe, e se ce ne arriva di meno, noi quella galassia la collochiamo più lontana. I margini d'errore sono grossi. Ma adesso voi pensate una fusione di due buchi neri. Le equazioni della relatività ci dicono esattamente quanta energia viene emessa da un'onda elettromagnetica. L'avete visto prima, come differenza tra la somma delle masse prima e dopo. Ce lo dice esattamente. E le onde gravitazionali non vengono assorbite da niente. Noi sappiamo con certezza quant'è l'energia che viene emessa in origine. Sappiamo con certezza quanto ne misuriamo qui. Capite che la determinazione della distanza diventa facile. Se poi riusciamo a individuare la galassia in cui è avvenuto l'evento e ne misuriamo il redshift, voi capite che andremo a mettere dei puntini su questa curva più avanti e puntini molto molto più sicuri. Cioè questa nuova finestra sull'universo ci aiuta a determinare tutti i parametri fondamentali del nostro universo. E l'ultima cosa che vi voglio dire, perché è molto bella, è questa. Al di là della superficie dell'ultimo scattering, avete presente la radiazione cosmica di fondo? È la cosa più lontana che noi osserviamo nell'universo.
noi osserviamo qualcosa che è avvenuto 380.000 anni dopo il Big Bang. Quello che è successo prima, tra il Big Bang e 380.000 anni, non lo possiamo vedere perché c'è una coltre impenetrabile. La luce che si produceva prima veniva assorbita in loco, non riusciva a filtrare fino a loro. Quindi è come dire, c'è un tendone al di là del quale noi non riusciamo a entrare, non riusciamo a vedere cosa è successo prima. Le teorie ci dicono cos'è successo, ma solo le teorie, le osservazioni no. Ebbene, le onde gravitazionali se ne fregano dei tendoni. Se partono da là, anche immediatamente alle ossa del Big Bang, possono arrivare fino a noi e noi le possiamo misurare. In pratica, la finestra che abbiamo non è soltanto sull'universo, ma è sull'universo primordiale. Noi riusciremo a vedere al di là di questa barriera insuperabile finora per le onde elettromagnetiche normali, che è la superficie dell'ultimo scatto. Mi fermo così. Sarà possibile oppure no? Non è così semplice. Allora, attenzione, il fondo microonde è qualcosa che è lì che noi fotografiamo. L'onda gravitazionale è qualcosa che si produce. Siamo interessati a vedere le onde gravitazionali che si sono prodotte nel momento dell'inflazione dell'universo. Oppure, e qui mi collego alla fisica delle particelle, l'ultima chiacchierata che abbiamo fatto sul bosone di Higgs, vi ricordate che vi dite, no, chiedervi troppo, però il bosone di Higgs è un campo che interviene a un certo punto dentro l'universo e che facendo, come dire, crollare il potenziale, insomma, immette nell'universo una quantità enorme di energia. Ecco, in un evento del genere noi dobbiamo aspettarci che ci sia produzione di onde gravitazionali. Sarebbe bellissimo riuscire a vedere. Si sta già facendo misure di questo tipo, soprattutto siamo interessati a determinare, ma qui non entriamo nei dettagli perché sono estremamente tecnici, la polarizzazione delle onde gravitazionali. Sono misure anche difficili da raccontare. Ma la polarizzazione ci possono raccontare quello che è successo soprattutto nella fase inflativa. Vi ricordo che la fase inflativa avviene 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang, cioè vediamo la nascita dell'universo. Con l'inflazione tutto quello che c'era prima viene in qualche modo cancellato, viene immessa una quantità enorme di energia da lì nascono particelle, energia, onde, tutto l'universo attuale, cioè noi vediamo parte dell'universo attraverso il mondo gravitazionale. Se riusciremo ad arrivare a quei livelli di sensibilità. Buonasera professore. Quindi praticamente riusciremo ad arrivare quasi all'unificazione delle quattro forze. Sì, non ci arriveremo attraverso le onde gravitazionali, ma potremo vedere gli eventi che hanno caratterizzato la rottura di simmetria delle forze dell'universo primordiale. Potremmo vedere. Io sono molto contento, ovviamente, di queste scoperte scientifiche,
La mia domanda è un pochino leggera. Certezze, ma noi abbiamo subito, la Terra ha subito, nel sbaglio del Cretaceo, un gamma ray blast, forse, cioè noi rischiamo a 150.000 anni di luce da noi, no? Come se un gamma ray blast ci arriva avanti, ci arriva frontale, diciamo. Cioè, come pericolosità, ecco. Non conosciamo però situazioni attuali. Ci mettono in allarme. Ecco, è quello che le stavo chiedendo. Quante stelle di neutroni abbiamo vicino a noi? Ecco, tutto questo. Non le conosciamo. Poi dovremmo essere sfortunati che puntano proprio verso la zona, come vedete, è anche capitato con le osservazioni. Ma al momento non abbiamo, per tutto quello che teniamo sotto controllo, non abbiamo né supernove così vicine per rappresentare, possibili supernove, certo, per rappresentare un pericolo, e nemmeno intravediamo situazioni di possibili gamma burst. E da Carine? Appunto, nella super, e la stella probabilmente sarà la prima che esploderà, però non ci crea problemi. Non ci crea problemi. Non è abbastanza vicina. Grazie a voi. La ringrazio. Prego. Grazie. Ancora una domanda in merito al, diciamo, la possibilità di scoprire le onde gravitazionali, diciamo, prima del fondo di Grove, insomma della parte iniziale, diciamo, della nostra storia dell'universo. Qual è la previsione più o meno, diciamo, nell'avere come tempistica un osservatorio sensibile a questo tipo di onde? Cioè, sarà già sufficiente la missione LISA, che è in previsione, diciamo, nei prossimi 20 anni, o è probabile che dobbiamo aspettare ulteriori perfezionamenti tecnologici prima di poter arrivare a questo? Allora, ci sono già degli osservatori che sono predisposti per osservare la polarizzazione delle onde gravitazionali, e stanno facendo delle misure d'altro tipo sulla polarizzazione della radiazione cosmica di fondo e così via. Già qualcosa c'è. Al punto che è stato dato un annuncio 2 anni fa e poi è stato smentito, già qualcosa c'è. Io dico che entro la fine degli anni 20 probabilmente si può arrivare a questo risultato. Cioè, io mi aspetto che nel giro di 15 anni il pianeta si rivenda di osservatorio di onde gravitazionali. I risultati che danno queste osservazioni sono grandiosi, importantissimi. Quindi ci aspettiamo la rivoluzione in brevissimo tempo. Direi di sì, si spera. Si spera, grazie. Tra l'altro, uno dice ma si spendono tutti questi soldi. Ma per esempio, stanno utilizzando i risultati, perché poi le ricadute della ricerca scientifica ci sono sempre. Ecco, per esempio, i sistemi di smorzamento del microcrismi hanno aiutato a capire come funziona anche l'interno della Terra, a creare dei possibili sistemi di previsione di grossi terremoti, per dirne una, per cui non a caso un'India e un Giappone sono interessati a mettere in campo uno strumento di politica, anche per me. Volevo chiedere la velocità di propagazione delle onde gravitazionali e probabilmente la velocità della luce, anche questo si era in dubbio, chissà se è così, tutte queste onde che abbiamo visto hanno rispettato esattamente il tempo di ritardo sotto di 10 millisecondi, e quindi posso dire che viaggia, come aveva previsto Einstein, la velocità della luce. Se non ci sono altre domande, allora non ce ne sono? No. Scusa, volevo sapere come distinguiamo le onde gravitazionali di fondo di un universo primordiale, in che
dalla forma dell'onda, dalla forma dell'onda che sarà diversa da questa. Io adesso non ho un grafico per rappresentarla, però sono onde che avranno un'analisi di Fourier. Queste qui sono onde prodotte dal decadimento dell'orbita, quelle saranno onde d'altro tipo che avranno altre caratteristiche e saranno riconoscibili come tale. No, non ancora, si aspetta di riconoscere. Vi posso ringraziare e dirvi sono molto vicino. Grazie, grazie. Con Darwin.